L'artista esistenziale, buona serata a tutti. Questo video si intitola Cara Juve, così non va. Perché dico questo? Epoca di coronavirus, a parte le problematiche delicate a livello, diciamo, fisico, mentale, emotivo e spirituale per questo virus che crea tante problematiche, tanti danni a livello respiratorio, a livello, diciamo, profondo, paura e quant'altro. Ma non fermiamoci al Covid e parliamo di questa situazione riguardante la Juve e il discorso sul giocatore Romero. Perché dico cara Juve così non va? Perché è stato fatto un errore grossolano, marchiano, assurdo, incomprensibile, banale da parte dei dirigenti Juve, nel qual caso credo Paratici, a quell'epoca c'era Paratici. La Juve prende Romero dal Genova, se non sbaglio, e lascia un prestito biennale giù di lì, 26 milioni di euro. Lo lascia per qualche anno lì, lo riprende. Quando lo riprende ha un problema perché ha due centrali, tutte e due di 21 anni, uno quasi simili per certi versi, forse Romero un po' più legnoso, però diciamo quasi simili, tutti e due di 21 anni, livello Demiral, il turco, che ancora la Juve dovrebbe andare via, credo a breve, quantomeno proprio all'Atalanta, per sostituire Romero, poi ne parleremo più nello specifico. E la Juve, dopo aver acquistato Romero, rivende Romero, lo dà all'Atalanta, se non sbaglio, 2 milioni di euro il primo anno, 2 milioni di euro il secondo anno in caso di qualificazione in Champions League, e poi 16 milioni di euro di scatto finale dopo, se non sbaglio, 3 anni o giù di lì. Sì, il totale è 20 milioni di euro, la Juve ce ne perde 6, o quantomeno per non creare una minusvalenza o giù di lì, lo vende a quella cifra. Sì, ma il problema non è questo, è relativamente questo, il problema più grande è che la Juve ha venduto Romero a 20 milioni di euro, una cifra troppo bassa, quindi i dirigenti Juve, nel qual caso Paratici, è stato un grandissimo pollo, quindi una persona molto superficiale, poco accorto quant'altro, anche se su Paratici ha fatto anche dei gran begli affari, ci mancherebbe, però dobbiamo dire che quando c'è un errore di valutazione va sottolineato. Perché dico questo? Perché dalla sera alla mattina, è un modo di dire, l'Atalanta riscatta Romero tutta l'Atalanta, ma l'Atalanta non lo tiene perché? Perché intanto all'Inghilterra Paratici, che è quasi una fissa maniacale per questo benedetto Romero, da 26 lo paga 2-3 volte tanto, o quantomeno, diciamo, anche il doppio. Perché alla fine capita che il Tottenham 42, 45, arriva quasi a 50 milioni di euro, e se non sono 50, se non sono 45, a me risulta addirittura 50. Signori, il guadagno lo fa l'Atalanta e non la Juve, perché l'Atalanta ha addirittura un ricarico per certi versi il doppio, quindi va oltre i 40 milioni o di più del doppio, quindi grande diciamo lungimiranza da parte di una squadra che per tanti è piccola. Oggi piccolo non è più perché ha cominciato a fare la Champions, a qualche altro, dirigenti preparati, persone che hanno una certa lungimiranza, guardano oltre. Ecco, cara Juve, dovresti imparare, avresti dovuto imparare dall'Atalanta, nel qual caso, per questa leggerezza ha creato grossi problemi. Perché, signori, immaginate se adesso Romero fosse stato venduto 50 ed improponibile, forse, ma a 35, e non aveva 20 o 26, 20, 15 milioni di euro in più, signori, era comunque un guadagno in più, e oggi staremmo parlando che a fianco a quei 20 c'erano 15 in più, e magari, e comunque ne avrebbe guadagnati altri 15 in più l'Atalanta, quindi brava, comunque lungimirante, l'abbiamo detto. Però la Juve ha sballato tutto e quei soldi potevano servire, per esempio, dico una cavolata, 15 milioni di euro per comprare Milenko invece la Fiorentina, e c'è il difensore per un bel po' di anni. Io ho fatto un esempio banale per dire che, ripetisco, in epoca di coronavirus, in epoca di difficoltà economiche, in epoca di deficit, di bilanci che non vanno, è complicato fare delle plusvalenze, si fanno degli scambi, è diventato tutto tremendamente complicato di calcio mercato, soprattutto in Italia, tranne all'estero, stesso discorso, gli inglesi spendono sempre peggio, di peggio e di più, noi abbiamo difficoltà contingenti. Ecco, quindi ribadisco, cara Juve, hai sbagliato tante valutazioni in passato, altre meglio sicuramente, ma questa è la dimostrazione, diciamo, chapeau, di
quella che è la lungimiranza di un club che ha allargato la propria mentalità e sta facendo sempre meglio che l'Atalanta, l'artista esistenzialista, buonasera a tutti.